Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 34. Melampo, il dono dei serpenti e le travi di Re Filaco. Fra le figure che popolano le mitologie di ogni parte del mondo, vi sono i vaticinatori, coloro che sanno predire il futuro o che sanno interpretare correttamente i segni della parte sottile, traslucente e magica della realtà, quella parte che noi esseri umani normali non riusciamo a vedere. Costoro spesse volte portano una pena o hanno pagato un prezzo per questa formidabile qualità. Cassandra, di cui ti ho parlato poco tempo fa, è condannata a predire il futuro, ma a non essere mai creduta. Tiresia, il magnifico Tiresia, che meriterà delle puntate tutte sue, riceve il dono della preveggenza dopo essere stato privato della vista. Ci si aspetterebbe che tutti abbiano dunque un destino funestato da dolori e disgrazie a causa del loro dono. Esiste invece un medico dell'antichità che, oltre a poter, per così dire, vedere l'invisibile, riesce a comprendere il linguaggio degli animali. Melampo, la cui storia ti racconto oggi. Melampo, nipote di Creteo, vive nella città di Pila, in Messenia. È il primo mortale a cui vengono concessi poteri divinatori, il primo che pratica l'arte della medicina, il primo che erige templi a Dioniso in Grecia e il primo che taglia il vino con l'acqua. Il suo nome significa piede nero e viene dal fatto che si dice che Minia, sua madre, fasciandolo infante, gli lascia esposto al sole un piede che, complice la delicatissima pelle del bimbo, si abbronza in maniera indelebile. Il fratello Biante, al quale Melampo è molto affezionato, si innamora di una loro avvenente cugina, Pero. C'è un problema che ostacola il sogno d'amore di Biante, però. I pretendenti alla mano della bella Pero sono tanti, anzi così tanti che il padre Neleo la promette all'uomo capace di portare in dono il bestiame di Filaco, il re pastore di Tessaglia. Di questo, come ascolterai, particolare re, si dice che quando i persiani invasero quelle terre minacciando Delfi, Filaco, sotto le spoglie di un gigante, si manifestò prodigiosamente mettendo in fuga gli invasori. È considerato un grande eroe in Tessaglia. Filaco, dunque, re della città di Filace, ha una mandria magnifica e tiene a quella mandria più che a qualsiasi altra cosa al mondo, naturalmente tranne che a suo figlio Ificlo, e la custodisce personalmente con l'aiuto di un cane attento, feroce e inavvicinabile che non dorme mai. Anche far solo un passo nelle terre di Filaco, in prossimità delle mandrie, significa essere azzannato dal cane per poi essere imprigionato dal re in persona. Melampo vuole aiutare il fratello nel suo intento e mette a frutto i doni che il destino gli ha dato. A questo punto della storia, infatti, Melampo ha già il potere di comprendere il linguaggio degli animali e il vaticinio. Qualche anno prima aveva seguito un istinto
ed era intervenuto per strappare dalle mani dei suoi servitori un serpente morto e che forse quegli stessi servi avevano ucciso, per poi trovare un luogo tranquillo dove dare, come si dice, una pia sepoltura al corpo dell'animale. Il serpente, rispetto alla cultura ebraico-cristiana, non è legato a figure diaboliche o minacciose. Per il mondo greco questo animale è sì pericoloso, è sì inquietante, ma è anche quello che più di ogni altro è a contatto con la madre terra. La muta della pelle lo manifesta poi come un animale che, per così dire, rinasce da se stesso. Se guardi all'entrata della tua farmacia o dal tuo medico, trovi sicuramente il simbolo che ti sarà passato sotto gli occhi mille volte. Attorno al calice che contiene la medicina salvifica si attorciglia proprio un serpente, simbolo e quasi quintessenza del potere della natura. E ritorniamo a Melampo. A questa sua, dicevamo, pia azione assistono i due figli di quel serpente, i quali decidono di ripagarlo per questa sua sensibilità e per il suo rispetto. Mentre dorme all'ombra sotto una pianta, l'indifeso Melampo riceve una visita da questi due serpenti che, senza svegliarlo, con le lingue biforcute, gli leccano dolcemente le orecchie. Questa azione donerà a Melampo il suo prezioso potere. Qualche tempo dopo, superata la sorpresa per questa sua condizione, sulle rive del fiume Alfeo, Melampo impara da Apollo a trarre gli auspici dalle viscere delle vittime dei sacrifici. E attraverso dunque dei sacrifici Melampo viene a sapere che chiunque cercherà di rubare il bestiame di Filaco, dopo aver trascorso un anno in prigione, ne diventerà il legittimo proprietario. L'amore che sconvolge Biante lo rende disperato, ma non così disperato da andare a farsi azzannare e poi far mettere in prigione. Melampo, che ama il fratello e che lo vuol vedere felice, decide di avvicinarsi alla mandria di Filaco col favore della notte, come pensa farebbe un qualsiasi ladro di mandrie che si rispetti. Non appena posa la mano su una mucca, il nostro eroe urla di dolore. Il cane del re, senza far alcun rumore, è apparso come dal nulla e lo ha azzannato ad una gamba. Filaco, ben nascosto in un pagliaio, anche lui salta fuori, lega il dolorante Melampo ben bene e in persona lo conduce in prigione. Il che, naturalmente, è ciò che Melampo si aspettava. Viene condannato ad un anno di carcere. Passano i giorni, le settimane, lentamente i mesi, e arriva la sua ultima notte in prigionia. Melampo, che ha pazientemente aspettato che il tempo passasse, ora è curioso di vedere quale piega prenderà il suo destino e per quali vie le mandrie di re Filaco diverranno sue. La scena che stai per sentire me la lesse mille anni fa mia madre, una sera, nel mettere a letto mia sorella e me. Si tratta di un ricordo prezioso della mia infanzia, di cui ringrazio ancora la mia mamma. Immagina una cella non troppo grande, in cui Melampo riesce sia a stare in piedi eppure a distendersi, ma niente di più. Feritoie strette, da cui passa poca aria, un piatto di metallo posato a terra, ripulito dal cibo della prigione, delle travi gigantesche sul soffitto. È sera, fa buio ed è silenzio.
ma Melampo non riesce a dormire. Non è per l'attesa della liberazione, no. Sente due voci arrivare da chissà dove. Sono voci sottili e fastidiose che non lo lasciano dormire. Tende l'orecchio per scovare la fonte di quel suono e alla fine si ritrova in punta di piedi con l'orecchio appoggiato alla trave principale della sua cella. Melampo ascolta il dialogo di due tarli che stanno banchettando all'interno della trave. «Per quanti giorni ancora dovremo affaticarci a rodere?» chiede il primo. E il secondo tarlo, parlando con la bocca piena di polvere e di legno, gli risponde: «Stiamo facendo buoni progressi. La trave cederà domani all'alba, se non perdiamo tempo in chiacchiere». Melampo comincia subito a far più baccano che può con il piatto sulla grata della cella e grida: «Filaco, Filaco, ti prego, trasferiscimi in un'altra cella». Filaco, svegliato nel cuore della notte, arriva. Melampo gli urla di farlo uscire dalla cella perché la trave principale sta per cedere. Il re entra, ispeziona la trave, che in verità gli appare sicura e solida, e gli risponde di non fare storie e di aspettare l'alba, che presto arriverà e che lo vedrà uomo libero. Melampo, disperato, gli chiede in ginocchio di passare quegli ultimi minuti in un'altra cella. Filaco, pur ridendo delle paure del giovane, non gli nega questo bizzarro favore. Melampo esce appena in tempo dalla cella. Una delle guardie incaricate di trasportare il giaciglio, infatti, rimane travolta dal crollo del soffitto. Filaco rimane colpito dalle facoltà divinatorie di Melampo. «Ti darò la libertà e la mia mandria in dono», gli dice, «se saprai curare l'impotenza di mio figlio Ificlo». Melampo acconsente. Ti racconterò della miracolosa guarigione del figlio di Filaco e di altre avventure di Melampo nel prossimo episodio. Ti aspetto. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.